È una vergogna, tutti gli anni, ogni due mesi usciamo, entriamo, ma come fai? Non si va a camminare così. Non c'è pace per la E45, ancora una chiusura temporanea a Pieve Santo Stefano per un giunto ammalorato e per un intervento urgente di pavimentazione. Sono 20 anni che faccio questo lavoro e 20 anni che ci sono per cause di lavori sempre deviazioni, secondo me non cambierà mai la situazione. L'ANAS ha disposto l'uscita obbligatoria allo svincolo Pieve Santo Stefano Sud e il rientro allo svincolo Pieve Santo Stefano Nord in direzione nord, circa 5 km di tracciato chiuso. Ti allunga tutti i percorsi, tutto i viaggi che hai programmato, tant'è sto andando all'aeroporto e ho un po' fretta, diventa un vero problema. Sul posto squadre ANAS e forze dell'ordine per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile, probabilmente nelle prossime ore. Bruttissima, da cancellare, soprattutto i ponti. Svincoli chiusi ma anche buche profonde e manto dissestato, viaggiare in E45 resta così una vera e propria impresa. Possiamo dire che è più una buca che un asfalto, le condizioni sono pessime, specialmente per noi che viaggiamo quotidianamente su queste strade. Nel gennaio 2019 ad essere chiuso per rischio crollo il viadotto Puleto, un blocco totale che provocò forti disagi spezzando di fatto la circolazione sull'Appennino. A processo con l'ipotesi di reato di omessa manutenzione finirono due funzionari, ma si parla già di prescrizione. Sempre nel tratto aretino delle 45 nel febbraio 2018 crollò invece una piazzola di sosta all'altezza di Pieve Santo Stefano. A breve dovrebbe essere riaperta.